L'erede di Casanova si chiama Andrea Ceccherini, dopo giornalisti, banchieri e politici, conquista anche Tim Cook che annuncia, Apple vuole l'osservatorio e il quotidiano in classe in America. Mai come oggi gli Stati Uniti ne hanno bisogno, il lavoro di Andrea mi ha impressionato. Vedere quei ragazzi oggi così brillanti e critici ne dimostra l'efficacia meno. Dago nota, Tim Cook, il grande capo di Apple, l'uomo che guida l'azienda più capitalizzata al mondo, dopo un'intensa giornata fiorentina vissuta come una rockstar, arriva subito al dunque. E nella grande sala del paradiso dell'Opera del Duomo, USA allo speech ufficiale, per dire chiaro e tondo, che è a Firenze perché è impressionato da Andrea Ceccherini e perché considera fantastico l'osservatorio permanente giovani, editori. Ma non si limita a questo pubblico endorsement in favore del giovane fiorentino. L'uomo che ha ereditato l'azienda che fu di Steve Jobs va oltre, e senza mezzi termini, dice chiaro e tondo che vuole l'osservatorio permanente giovani, editori e il suo progetto Il Quotidiano in classe in America, perché mai come adesso gli Stati Uniti ne hanno assoluto bisogno. Rocco D'Agostino. Parole che suonano come musica alle orecchie di Andrea Ceccherini, che le ascolta, attorniato dagli editori che sostengono la sua creatura. E così, prima di concedersi alla cena in suo onore, il leader di Cupertino lancia il guanto di sfida all'osservatorio, invitandolo a lavorare insieme ad Apple, negli Stati Uniti, per aumentare, con i suoi fantastici progetti di educazione, quel pensiero critico che non è mai abbastanza.